Bentornati su Radio Italians, è domenica 16 giugno e questa di oggi sarà una puntata pop, perché riuscite sempre a sorprendermi. Partiamo da argomenti prevedibili ma inevitabili, come il voto dei giovani alle europee, parliamo dei toni trionfalistici di alcuni partiti, spesso non si capisce perché, poi parliamo del voto obbligatorio, dovremmo rendere il voto obbligatorio per esempio come accade in Belgio. Poi parliamo del voto per chi è fuori dal comune di residenza, per lavoro in altre parti d'Italia o all'estero. Parliamo, e qui entriamo nella parte polemica, di moderatori TV. E poi parliamo dell'inno di Mameli in un posto che non immaginate. Vocale spettacolare. E poi parliamo della lunghezza delle dita e altro non aggiungo. Pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Caro Beppe, è la prima volta che ti mando un vocale, anche se ti seguo ormai da tanto tempo. Il tuo podcast è diventato per me ormai un punto di riferimento nel corso della settimana e quindi ti ringrazio per i contenuti che proponi, ma anche un po' per la sensazione di familiarità che trasmetti a me e credo anche agli altri ascoltatori. La mia domanda è semplice e breve. Mi chiedo come mai dai voti degli studenti fuori sede si evince un risultato così netto verso la voglia di un'Europa più ecologista, progressista, dinamica e sicuramente anche rispettosa, mentre se guardiamo i voti degli italiani nel complesso abbiamo totalmente un altro pensiero. Come glielo facciamo capire agli italiani che se continua così tra qualche anno non avremo più una terra abitabile? E perché dobbiamo rimetterci sempre noi giovani che invece abbiamo votato qualcosa di completamente diverso da quello che sarà? Sono molto arrabbiata, ma anche felice e rincuorata dall'intelligenza dei miei coetanei. Ti mando un abbraccio deluso. Ilaria da Reggio Emilia. Cara Ilaria, grazie delle belle parole, esagerata forse, non merito tanto, però hai usato un bel sostantivo, familiarità. Ecco, io credo che un posto come Radio Italians, ma in generale le rubriche, valeva un tempo per le rubriche scritte, vale certamente per un podcast, deve essere un posto diverso da un luogo giornalistico tradizionale, è una specie di salotto di casa in cui siete tutti benvenuti, vista la stagione, diciamo il giardino con le sedie, l'ombrellone e il tè freddo, ecco, quello non ve lo posso offrire, cerco di creare un posto acusticamente accogliente, quindi grazie davvero. Venendo al punto, è vero, gli studenti fuori sede hanno votato nettamente a favore della sinistra, in qualche caso della sinistra-sinistra, quindi Alleanza Verdi e Sinistra, AVS. Non sono sorpreso, per alcuni è una scelta politica, forse non è giusto dire che è solo legata ai temi ambientali, però è chiaro che è diversa dalla maggioranza ed è vero che i ragazzi, voi ragazzi, la pensate diversamente in media. Questo cosa vuol dire? Vuol dire due cose. La prima cosa è che esiste una generazione egoista, che è la mia, non è una bella parola, egoista, ma è così. La seconda cosa è che siamo tanti, Ilaria, siamo molti più di voi come numeri. Quando sono nato io in Italia nasceva 1 milione di bambini l'anno nella seconda metà degli anni 50, oggi siamo sotto i 400.000, quindi è una lotta impari e il mio timore è che i pensieri del governo siano rivolti soprattutto alla nostra generazione, perché siamo più tanti e andiamo a votare, nota bene. Quindi la prima cosa, poi dell'astensione oggi parliamo, ricordati, andare a votare per voi è ancora più importante perché siete di meno, volete portare avanti le vostre idee, volete dire ehi signori, guardate che di pianeta ne abbiamo uno solo, volete aiutarci? Voi non ci sarete più, ma noi ci saremo ancora. Ecco, per dire e far sentire queste cose dovete votare. E la mia sensazione è che ci sono anche i dati della tua generazione non abbiano votato in molti. E questo secondo me è un errore. Buongiorno Beppe, sono Walter di Lodi. Prima di tutto volevo tranquillizzarti sul fatto che sono in macchina ma che uso il viva voce. Volevo fare un piccolo commento ai risultati elettorali, in particolare ai toni trionfalistici di certi esponenti politici e anche di alcuni giornalisti che si presentano in televisione dicendo che la maggior parte degli italiani hanno votato per la Meloni, che il 24% ha votato per il PD. In realtà, se la matematica non è un'opinione,
il 29% della metà degli italiani ha votato per la Meloni e il 24% della metà degli italiani ha votato per il Partito Democratico. Grazie. Caro Walter, io aspettavo un messaggio del genere, anzi di messaggi così ne sono arrivati diversi, che sottolineano il numero enorme di italiani che non hanno votato, ormai più della metà, leggermente più della metà, ha deciso di non votare. Però vedi, ne stiamo parlando noi adesso, però l'astensione è già dimenticata perché si ragiona sulle percentuali di chi ha votato. Chi vota conta, chi non vota si chiama fuori e non basta recriminare, non basta dispiacersi, e io mi dispiaccio per l'astensione. Lo spiegavo prima a Ilaria, che secondo me i ragazzi per contare devono non astenersi di più, votare di più. Certo, così teoricamente è vero, uno è stato votato dal 24%, parlo del PD, della metà degli italiani che hanno votato. Va bene, e allora alla fine i seggi si distribuiscono sul voto, non sull'astensione. Quindi veramente, anche perché nell'astensione, poi chiudo. Uno si astiene perché non ha voglia, perché è totalmente disinteressato e vuol fare altro, perché è furibondo e quindi si astiene per protestare. C'è anche una percentuale di persone che si astengono perché in qualche modo delegano. Guardate, a noi non ce ne frega niente, fate un po' voi e decidete voi. Quindi vedi com'è difficile leggere l'astensione. I voti invece si leggono. Ecco perché, ripeto, votare è importante. Poi sui toni trionfalistici hai ragione. Ho sentito trionfalismo anche da gente che ha preso il 3%, ma di cosa parliamo? Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti i Radio Italians, da Paolo che vi parla dopo una piovosa a Bruxelles. Caro Beppe, tempo fa ti spiegai che qua in Belgio il voto è obbligatorio. Qui domenica si è votato per il Parlamento europeo, per la Camera dei rappresentanti e per i vari parlamenti regionali. Da quanto ho letto e sentito, in Italia praticamente la metà degli aventi diritto non sono andati a votare e la cifra potrebbe essere stata ancora più bassa se non ci fossero anche state le amministrative in alcune città. Secondo te, dopo aver visto questi dati di affluenza ai seggi, non sarebbe l'ora di renderlo obbligatorio anche da noi il voto? Che ne pensi? Un abbraccio. Ti sorprenderò, ma sono d'accordo. Io renderei il voto obbligatorio, un obbligo senza sanzioni. Non voti, non succede niente. Però in qualche modo segnalare che c'è un obbligo almeno morale, civile, di votare. Se no succedono le cose che stanno succedendo. E notate bene, se l'astensione aumenta e se le elezioni verranno decise dal 30% o dal 25% degli aventi diritto, finirà che per prendere il potere basteranno sempre meno voti e quindi i gruppi organizzati diventeranno sempre più forti. E se uno di questi gruppi organizzati avesse cattive intenzioni, con l'astensione gli facilitiamo il lavoro. Chiaro? Buongiorno Beppe, sono una docente in anno di prova in una regione diversa da quella di residenza. Per motivi sia di lontananza, sia di tempistiche relative alle incombenze scolastiche, mi ritrovo impossibilitata a recarmi alle urne in questi giorni. Mi trovo però in forte imbarazzo, in quanto con i miei stessi studenti di quinta ho insistito affinché loro si recassero alle urne e invece io non potrò esercitare questo diritto. Quando sarà possibile che anche l'Italia si allinei agli altri paesi europei e consenta ai milioni di lavoratori fuori sede, ma all'interno del territorio italiano, di poter esercitare questo fondamentale diritto? Grazie, Jenny Veneta, importata in Piemonte. Cara VIP, VIP vuol dire Veneta importata in Piemonte. Hai ragione, dovrebbe essere reso facile, anzi facilissimo, votare in un comune diverso dal proprio. Vale per un insegnante che lavora lontano, come è il tuo caso, ma vale per tutti quanti, anche chi si trovasse in vacanza, eccetera, eccetera. Vale per gli italiani all'estero. Purtroppo, gli italiani all'estero ha votato soltanto il 7%, che è una percentuale imbarazzante. Segnalo che di questo 7%, il voto degli italiani all'estero, il PD ha preso il 30%, Fratelli d'Italia il 19% e Alleanza Verdi-Sinistra il 17%. Quindi capisci che il voto essendo spostato a sinistra, io ho qualche dubbio che questa maggioranza abbia un grande entusiasmo per facilitare il voto di chi sta lontano, che siano studenti in trasferta, che siano italiani all'estero, perché i dati sono questi. Non sono cinico e non sono sospettoso, sono politicamente realista.
il voto, anzi la cittadinanza italiana, chi aveva ascendenti, quindi antenati italiani, è stato portato 20 anni fa, anzi più di 20 anni fa, dal governo Berlusconi, perché si credeva che quel voto portasse voti a destra. I partiti fanno i loro interessi, purtroppo, o per fortuna, anzi purtroppo. Buona domenica a tutti. Illustrissimo dottor Severgnini, domenica 2 giugno, ha promesso che avrebbe ripescato qualche vocale, ma devo ammettere molto sinceramente di essere rimasto un po' deluso, un bel po' deluso, dal notare che neanche stavolta si è voluto trattare un argomento a mio parere importantissimo, la terzietà dei moderatori nei talk show. E io mi riferisco a qualsiasi rete. Io penso che un buon moderatore o moderatrice deve essere come un arbitro sportivo, il cui essere super partes è una garanzia deontologica della propria professionalità. Buona domenica a tutti, da Vincenzo da Sassari. Dica la verità, caro vocalist sassarese, lei ha in mente qualcuno? Se mi fa il nome, magari riferisco. Ciao Beppe, sono Marta, ti mando questo messaggio da Christchurch, New Zealand. Questa mattina mi hai fatto sorridere perché quando ho ascoltato il messaggio riguardante l'inno nazionale italiano mi è venuto in mente il momento del parto di mia figlia che è nata a Auckland 2 anni fa e io ho chiesto al mio compagno di mettere l'inno nazionale italiano nel momento in cui lei stava per nascere. Non mi chiedere e non voglio neanche pensare perché. Però, ecco, mi ha fatto sorridere. Non dobbiamo sentirci obbligati a cantarlo, però il mio incosciente in quel momento, così lontana da casa e così orgogliosa finalmente di avere una bambina, mi ha fatto pensare all'inno italiano. Vi auguro una buona giornata. Cara Marta, devo dire che riuscite sempre a sorprendermi. Questa mi mancava, fantastico. Allora, l'inno di Mameli in sala parto agli antipodi. E non dirmi che tua figlia, invece che fare uè uè, ha risposto dell'elmo di Scipio se cinta la testa, perché non ci credo. Scherzi a parte, il messaggio è così bello, c'era una riunione al Corriere in settimana e l'ho fatto ascoltare in anteprima a un po' di colleghi e tutti hanno avuto un boato di approvazione. A proposito, questo lo ascolterà il presidente Mattarella, so come farglielo arrivare perché secondo me piacerà anche a lui. Ciao Beppe, un breve messaggio per farti complimenti per il podcast e per Fotosintesi che ascolto sempre con interesse. Mi domando solo, ma che dita lunghe hai? È una cosa che noto ogni volta che lo guardo. Grazie e complimenti. Fabio, Roma. Caro Fabio, mi è successo che qualcuno commentasse la lunghezza dei capelli, la lunghezza del mento, la lunghezza del naso, ma la lunghezza delle dita mai. Ma poiché mi hai fatto riflettere, mi sono misurato le dita per la prima volta alla mia tarda età, ho proprio preso le misure, quindi ti posso informare che l'indice della mano destra è 70 mm e il medio della mano sinistra, che in qualche caso può anche tornare utile, è 85 mm. Poi dovete dirmi se ho le dita lunghe o no, perché adesso per una settimana ovviamente non penserò ad altro. Alla prossima! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345 6125 226. E riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.